Per riprendere il tema che si stava all'inizio portando avanti, cioè quello delle misure alternative alla detenzione. Abbiamo parlato e il mio collega dottor Vistoli ha parlato di paura. In realtà le misure alternative alle detenzioni, diceva il professor Cornelli, sono molto efficaci. Quindi non vengono attivate, attuate perché si ha paura, ma nessuno discute oggi sull'efficacia. Sappiamo anche che oggi una giornata in carcere costa, almeno io avevo sentito il professore Eusebi parlare di 250 euro al giorno, non so se la retta 180, lui aveva parlato di 250, quindi probabilmente anche lì i costi sono mantenuti. Quindi forse il grave problema è quello che abbiamo paura e dobbiamo iniziare a vincere le nostre paure, perché i dati ci sono, i costi sono esorbitanti. Come siamo riusciti nel tempo ad abbattere i manicomi e fare salute mentale sul territorio, forse è ora di lasciare i carceri per le persone veramente pericolose, non per i poveri diavoli che avrebbero bisogno invece di un supporto sociale che finora non stiamo dando. Quindi forse riportando al tema, sì, la salute mentale in carcere è una cosa impossibile, ma la salute mentale e il benessere delle persone forse all'esterno costa meno ed è praticabile, dobbiamo solo avere meno paura.